Buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenuti. È un piacere introdurre il Master Industry 4.0 Design. Il pomeriggio è organizzato in maniera da dare la parola sia ai docenti del Master, sia ai partecipanti dell'anno passato del Master e alle organizzazioni che hanno supportato sia la progettazione che la realizzazione del Master, che quest'anno vede importantissime novità che vi verranno raccontate durante l'evento. Come prima indicazione verranno chiusi i microfoni a tutti in maniera tale da rendere la conversazione, la fruizione dell'evento più pulita e più chiara, e poi vi verranno date alcune informazioni pratiche su come è organizzato l'evento. Anna? Sì, salve, grazie mille Gualtiero, benvenuti a tutti. Io sono Anna Maria Natelli, coordino il Master. Al tavolo, oltre me, vedrete Silvia Giannangeli di Gate SPA, ci raggiungerà presto Lorna Vatta, direttrice esecutiva di Artes 4.0, Walter Borgogno, Alessandra Merico, partecipanti della prima edizione, che presto prenderanno parola per spiegarci perché sono qui. Non parleremo solo noi, come già accennato Gualtiero, ma collegati ci sono i nostri partner, i docenti del Master, altri partecipanti della prima edizione che arricchiranno un po' questo confronto. Ovviamente i protagonisti sarete soprattutto voi interessati a questa seconda edizione, perché ci sarà uno spazio interamente dedicato a voi e alle vostre domande. Io direi quindi che possiamo iniziare. Ok, allora vi raccontiamo un attimo come mai è nato questo Master e quali esigenze vuole coprire. 3 anni fa ci siamo accorti che la sfida del digitale era stata colta soltanto in parte dalle imprese, che avevano fatto ricorso agli incentivi fiscali per acquistare le macchine, ma era stato un po' la corsa alla ristrutturazione del parco macchine senza un vero progetto dietro, e soprattutto queste macchine rischiavano di prendere la polvere o di essere delle bellissime macchine, dei bellissimi sistemi che però nessuno sapeva usare o sapeva usare bene. Perciò abbiamo iniziato a pensare a quale fosse la figura adatta a gestire questa trasformazione, quella che veniva chiamata rivoluzione Industria 4.0, che di fatto si basa alle sue fondamenta nella trasformazione digitale. E abbiamo iniziato a costruire un profilo che fosse in grado di colmare questo gap, un profilo che avesse una competenza tecnologica, ma soprattutto una competenza gestionale, la capacità di saper prendere le decisioni giuste per non fare le scelte sbagliate, cosa spesso fatta dall'imprenditore che si è fatto convincere a un investimento dal finanziamento pubblico. L'idea perciò era formare persone che fossero in grado di accompagnare l'imprenditore nelle scelte, fossero capaci di accompagnare l'organizzazione nella metabolizzazione delle tecnologie. Questa è la ragione per cui abbiamo costruito a tavolino questa figura professionale. Ma era un po' avanti, infatti il primo anno si sono iscritte soltanto 9 persone, il Master non è partito. L'anno dopo finalmente era entrato nel mainstream l'idea che per far avvenire la rivoluzione ci volessero dei rivoluzionari. I rivoluzionari erano appunto le persone che avevamo disegnato. Abbiamo avuto un'ampia partecipazione, abbiamo chiuso il Master con tutti i posti completi. Abbiamo avuto una bellissima classe, molto eterogenea, ingegneri, economisti, informatici, e questa eterogeneità ha arricchito il Master, perché le lezioni si fanno in due, chi insegna e chi impara. Sì, esatto, infatti è per questo che durante questo evento prenderanno parola i partecipanti del Master per portare le loro testimonianze. E, Gualtiero, parlavamo appunto della figura professionale del Master, del Digitalization Manager. Spesso proprio durante le lezioni in classe uno dei motivi di discussione era: ma effettivamente questo Digitalization Manager che competenze ha, chi è, e soprattutto che differenza c'è con l'Innovation Manager?
Sì, diciamo l'innovation manager è riconosciuto, ma che sia una figura professionale io ho qualche dubbio, nel senso che non c'è una declaratoria delle skill che l'innovation manager deve possedere. E dunque può diventare un innovation manager una persona che ha forti competenze magari sul marketing digitale, ma non ha un'ampia conoscenza della trasformazione digitale in toto. La figura professionale che abbiamo costruito è una persona in grado di comprendere e gestire l'acquisto e l'utilizzo da parte degli operatori di una stampante 3D, di un cobot, supportare l'impresa nell'introduzione di un ERP, di un sistema, di un CRM, perciò è una persona, è un profilo un pochino a tutto tondo, a metà, è nel mezzo, è nel baricentro fra un informatico, un ingegnere gestionale, un meccanico e un economista. Un po' ambizioso? Ci vogliono persone di questo genere, dei traduttori da una lingua all'altra che facciano stare al tavolo ragioni ed interessi diversi. E il master è organizzato perché queste competenze vengano acquisite e non dico trasferite, perché lo scopo del master non è trasferire conoscenza, ma far acquisire competenza. Perciò poche nozioni e apprendimento durante l'esecuzione, molte discussioni ed emersione della teoria durante l'apprendimento della pratica. D'altronde non è che queste tecnologie sono nuove, sono tecnologie note che devono essere integrate in maniera nuova. Esatto. È una figura professionale che tra l'altro diciamo, è promossa da 4 atenei e 2 partner importanti quali Get SPA e Artes 4.0, non tutti master, direi che hanno un supporto da parte di 4 atenei, quindi vogliamo approfondire. La sfida è stata un po' questa, cioè il forte interesse o la forte necessità che noi come docenti dei vari atenei avevamo avvertito sul mercato e le richieste continue di mi mandi un ingegnere, mi mandi un economista in grado di, alla fine le abbiamo configurate in questa figura professionale che aveva bisogno di competenze diverse e ha trovato una naturale convergenza da parte delle università toscane e dunque Università di Siena, di Firenze e di Pisa e della Scuola Sant'Anna. Abbiamo coprogettato questo master che ha un pezzettino molto importante nel titolo, che non è né industry né 4.0, ma è design. Il design è tutto ciò che deve saper fare, cioè la progettazione, la progettualità di una nuova fabbrica, di una nuova impresa su base digitale. Questa è la sfida accolta da me, che coordino il master, ma soprattutto supportato dai colleghi delle 3 università e da 2 centri di assoluto rilievo in Toscana, che sono Gate 4.0 e Artes, come dicevamo. Sì. Tra i partecipanti abbiamo in collegamento Gianni Campatelli e Niccolò Fiorini, Gianni Campatelli dell'Università di Firenze e Niccolò Fiorini dell'Università di Siena. Proviamo a chiedere un loro intervento. Gianni? Sì, perché è necessario, perché il rapporto con le aziende che abbiamo come università e come centri di ricerca vuole permettere agli studenti che frequentano il master di acquisire delle competenze tangibili di quelle che sono le nuove tecnologie, competenze che si possono rispendere subito e che sono a supporto dell'innovazione, che queste nuove figure professionali, Gualtieri, il professor Fantone ha usato un termine che mi è piaciuto molto, questi rivoluzionari, che questi rivoluzionari porteranno nelle aziende. Come Università di Firenze noi abbiamo sempre privilegiato il rapporto con le aziende e specialmente in questo master vogliamo mettere a disposizione dei discenti l'esperienza acquisita rapportandoci tutti i giorni con le aziende. Principalmente quello che vi riporteremo sono esperienze relative alle tecnologie. Vi parleremo, sto parlando solo dei docenti dell'Università di Firenze, il master è sicuramente più vasto, parleremo delle tecnologie,
tecnologie come l'additive manufacturing, la robotica collaborativa, la robotica autonoma, il machine learning, ma parleremo soprattutto come queste tecnologie vanno a creare un sistema produttivo complesso e quali sono le nuove strategie che Industria 4.0 apre per migliorare l'organizzazione dell'azienda. Quindi parleremo di sistemi di controllo e di gestione dei processi più evoluti rispetto a quelli attuali. E infine accenneremo anche a degli aspetti che nel mondo d'oggi, nella nuova economia sempre più digitale, diventano fondamentali, sono i servizi. Vi porteremo la nostra esperienza su come si possono progettare, implementare e migliorare continuamente dei servizi che sono adatti alla transizione digitale, adatti soprattutto a quelle aziende che stanno puntando il dito, stanno puntando il loro timone verso una transizione digitale. Perché sì? Perché sono assolutamente convinto che questi rivoluzionari porteranno davvero innovazione sul territorio e avranno un titolo di studio assolutamente spendibile presso le nostre aziende. Grazie Gianni. Sentiamo se Niccolò Fiorini, invece dell'Università di Siena, vuol fornire la prospettiva, insomma, di tutti i suoi colleghi. Sì, buonasera. L'Università di Siena, come anticipato, ha partecipato sin dalla nascita del Master e per tramite di due dipartimenti. Questo perché il coinvolgimento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche e del Dipartimento di Studi Aziendali Giuridici è funzionale alla formazione di una figura che possa avere sia competenze di area ingegneristica, quindi più tecnica e tecnologica, ma anche nozioni e competenze di stampo economico-gestionale. Quindi dal punto di vista nostro, quindi dalla partecipazione dell'Università di Siena, oltre a ritenere estremamente un valore aggiunto quello di coinvolgere vari Atenei della Toscana, è anche quello di fornire dal punto di vista scientifico, di coordinamento scientifico tramite i professori Pucci e Salvetti, ma anche dal punto di vista didattico, quindi le competenze, sia competenze che riguardino l'ambito tecnologico e ingegneristico. Nello specifico i docenti, oltre a Salvetti, anche Domenico Pratichizzo e Maria Pozzi, forniranno delle competenze per quanto riguarda la robotica e la realtà aumentata, che come sappiamo sono elementi fondanti del paradigma 4.0, ma anche un aspetto leggermente diverso, forse un po' inusuale per gli ingegneri, quello di analizzare come Industria 4.0 possa influenzare i modelli di business e quindi anche l'impatto che può avere nelle performance dal punto di vista economico-finanziario. Qui vedo coinvolto Tommaso Pucci e me, quindi l'idea è quella di fornire un doppio binario, proprio in linea con quanto detto prima, quindi con l'idea di formare dal punto di vista tecnologico, tenendo ben presente anche l'ambito economico aziendale. Quindi siamo ben felici di fornire il nostro contributo, come abbiamo fatto per la scorsa edizione, anche in questa seconda edizione del Master. Grazie. Sì, alla fine ogni presidia dei temi strategici all'interno del nostro Master, e poi vi presenteremo un pochino più didattico. Abbiamo coinvolto in totale più di 65 docenti, non solo però docenti provenienti dal mondo accademico, e siccome parliamo di progettualità vorrei coinvolgere a questo punto Silvia, che ci spiega un pochino qual è stato il ruolo di Gate. Volentieri Anna, grazie, lo faccio volentieri, rubando poco tempo, perché siamo tutti, insomma, siamo molti relatori e abbiamo tutti anche voglia di sentire le testimonianze che ci aspettano. E Gate, diciamo, ha messo sul terreno, nella coorganizzazione di questo Master, diciamo, tutta la sua intelligenza progettuale, con un obiettivo chiaro che era quello di dare un'impronta molto, come ha detto bene Gualtiero, già applicativa, di tutte queste
tema dell'industria 4.0. Riflesso ne è, diciamo, la forte composizione della faculty di questo master, che è in gran parte composta da professionalità non solo accademiche, ma che provengono da background aziendale, che quindi sanno dare un taglio, diciamo, operativo e applicativo. E un taglio che quest'anno sarà sicuramente rafforzato, ne siamo molto contenti, dalla collaborazione in questa seconda edizione con il centro di competenza Artes 4.0, che ci porta sicuramente un rafforzamento di tutto quello che è diciamo la partecipazione anche del mondo delle aziende su queste tematiche. Io accanto a me ho Lorna, ma non voglio rubare il ruolo di moderatrice ad Anna. No, non mi offendo, anzi appunto parliamo di progettualità, con Lorna invece ci spostiamo sulla parte di implementazione, perché in effetti Artes è stato motore anche del master. Quest'anno proponiamo anche la versione online del master, quindi Lorna, se vuoi puoi, sì, insomma, dire un po'. Ci racconti anche la possibilità di fare test di fuori investor in Artes. E anche stage. Allora, Lorna Vatta, direttore e direttrice di Artes 4.0, per chi non lo conosce, appunto uno degli 8 centri competenza italiani che nascono proprio per avvicinare le aziende all'innovazione relativa all'industria 4.0. Quindi questo master, che ha visto i suoi natali più o meno quando Artes è partito, casualmente è proprio centrale rispetto alle competenze che noi vogliamo fare evolvere nelle aziende di tutte le dimensioni, perché ormai la tecnologia è accessibile a tutti, proprio per trovare nuova linfa, nuova vita, nuovi business model. Però per farlo bisogna formarsi, improvvisandosi in ambito tecnologico difficilmente si riesce a essere efficaci. Il master evolve, è nato di recente ma già sta evolvendo, migliora, si completa e segue l'evoluzione tecnologica. Noi lo raccomandiamo tantissimo a chi nella nostra rete, di chi si occupa di trasferimento tecnologico, per esempio, si occupa di accompagnare le aziende al processo di innovazione e digitalizzazione. Quindi stiamo parlando per esempio con la rete dei Digital Innovation Hub, di Confindustria, di telecamere di commercio, proprio perché preso tutto insieme o a moduli, altra cosa probabilmente avete già detto e sottolineerei, il master arricchisce tantissimo chi poi deve fare assessment e deve dare delle opinioni, dei suggerimenti, delle indicazioni. Artes nella sua rete ha poco meno di 100 laboratori sparsi su tutto il territorio, il più a nord è a Genova e il più a sud è a Palermo, passando per tutto il centro Italia. E questi laboratori sono i posti dove si può sperimentare, toccare con mano la tecnologia, quindi alcuni saranno coinvolti proprio da programma nel master, gli altri sono aperti a chi seguirà i corsi e alle aziende che vorranno, fondamentalmente sono aperti a tutti quelli che ne possano beneficiare, per sperimentare i benefici, i risultati, quello che si può fare, cosa cambia applicando le nuove tecnologie. Aggiungo anche il tema degli stage e volendo anche quello dell'estensione ad altre università anche fuori Toscana, passando per l'e-learning. Quindi Artes lancerà la sua piattaforma e-learning con il primo prodotto Master Industria 4.0, quindi che sarà disponibile sia in aula qui, giusto, dove siamo oggi noi, che in e-learning immediatamente, e poi la versione e-learning rimane disponibile, fruibile quando si vorrà. In questo modo superiamo i confini della Toscana o comunque di chi deve affrontare un viaggio per venire qui, anche se immagino che iniziamo in forma mista, giusto? Quindi ci sarà comunque la possibilità di seguire la diretta da remoto. E quindi ci apriamo a tutte le altre regioni che noi supportiamo, abbinando l'opportunità di utilizzare i laboratori più vicini, per esempio iscritti siciliani potranno avere accesso ai laboratori in Sicilia o anche in altre regioni, e
molto probabilmente, lavorando insieme in quella direzione, anche l'opportunità di stage presso i più di 100 soci aziendali che abbiamo distribuiti su tutto il territorio in base alle varie tecnologie. Quindi vediamo questa estensione, cioè Artes estende la potenzialità, l'opportunità di fare il master che l'università già davano, raggiungendo più aziende, più persone su un territorio più ampio, forte però comunque di poter garantire la parte sperimentale e la parte di stage. Sì. Lorna prima giustamente parlava di moduli, insomma poneva l'accento sui moduli didattici, direi a questo punto allora di entrare un pochino nel merito e vedere i singoli moduli quali sono. Noi facciamo un po' un percorso che va appunto dalle tecnologie agli aspetti di management, ma le tecnologie per noi non sono tutte abilitanti. Giusto, e questo lo scopriamo proprio nel primo modulo, che è la base dell'industria 4.0, proprio con Gualtiero. Sì, l'idea è quella di lavorare alla comprensione di cos'è Industria 4.0 e togliere tutta l'enfasi che è stato posto su questo concetto, spogliarla della propaganda e arrivare al cuore, distinguendo le tecnologie in due grandi gruppi, fondanti e abilitanti, e poi concentrandoci sugli aspetti che riteniamo essere fondamentali. E dunque la parte di design, cioè di progettazione della trasformazione digitale, della trasformazione di un'impresa in un'impresa moderna, in un'impresa intelligente, che non viene fatta con un portafoglio gonfio, ma viene fatta con un cervello ampio. E dunque noi crediamo che l'intelligenza starà e rimarrà sempre nelle persone. E quindi più che le macchine privilegiamo sempre la capacità dei rivoluzionari di capire di che cosa c'è bisogno e fare una scelta attiva e critica su che cosa portare in impresa. Questo sarà la partenza del master, ovvero la costruzione delle fondamenta. E poi andiamo negli aspetti un pochino più tecnici. Sì, arriviamo al modulo 2 in cui parliamo allora delle tecnologie fondanti, che per noi appunto sono l'IoT, l'internet delle cose, e l'integrazione verticale e orizzontale. E qui in questo modulo abbiamo un bel contributo da parte sia dell'Università di Pisa che da parte dell'Università di Firenze, però io vorrei chiamare ora il mio supporto Battista Tarantino. Per Battista Tarantino, partecipante del Master della prima edizione, che una personalità vulcanica, sì, aggettivo perfetto, che dal primo giorno di Master ha sempre cercato di portare tutti i concetti in azienda, e lo ha fatto mettendo su un bel progettino su cui ha lavorato da tanto, e quindi ora insomma vorremmo un suo contributo. Se Battista ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Non lo sento. Ok, ciao Battista. Ciao, buonasera a tutti presenti, agli organizzatori del Master, in particolar modo ai miei colleghi di Master, Alessandra e Walter. Sì, vi ruberò pochissimo tempo, portando quella che è stata la mia esperienza. Io lavoro in azienda da circa 20 anni ormai, e quindi ho, diciamo, deciso di partecipare a questo Master per portare più valore aggiunto possibile all'interno della mia azienda, che è una classica piccola media azienda italiana della provincia di Milano, che produce parti di ricambio per la siderurgia. Quindi io mi sono trovato davanti ad affrontare subito due grosse problematiche: quella della piccola media azienda, che, come diceva Gualtiero all'inizio, utilizzava il paradigma Industria 4.0 solamente per comprare le macchine e quindi avvantaggiarsi della deduzione fiscale, e poi la seconda è quella di operare in un settore che è quello siderurgico, che è un mercato abbastanza maturo e poco incline all'innovazione e alla digitalizzazione dei processi.
Nell'ultimo anno tutta la siderurgia è stata, diciamo, pervasa dalla digitalizzazione dei processi, come dicevo, dall'applicazione di concetti come manutenzione predittiva, efficientemente energetico, ottimizzazione dei processi. E quindi noi all'interno della mia azienda, all'interno del, insieme al consiglio di amministrazione, noi produciamo dei rulli che spianano le lamiere e ci siamo chiesti come possiamo utilizzare il know-how del master per migliorare il nostro prodotto. E quindi abbiamo deciso, grazie anche alla collaborazione e alle idee dei colleghi di classe, di diciamo migliorare il prodotto rendendolo interconnesso, rendendolo quindi un dispositivo IoT. Quindi connettere il rullo tramite un'applicazione, quindi tramite un cloud, per far fruire all'utilizzatore finale non del semplice ricambio, ma di un ricambio che parlasse, che fosse connesso. Questo ricambio quindi porta con sé, tramite un hardware che è un semplice QR code industriale, è un'applicazione che è stata già sviluppata. All'interno di questa applicazione ci sono tre moduli. Il primo modulo, che è quello della tracciabilità del prodotto, quindi da vita, morte, miracoli e la carta d'identità del prodotto. Il secondo modulo aiuta l'operatore finale a fare una manutenzione programmata e predittiva, perché lui registra tutti gli eventi in collaborazione con il produttore di rulli, che siamo noi. Poi il terzo modulo, che è stato quello più, diciamo, difficile da sviluppare, ma anche quello più challenge, è stato quello di creare una, appunto, una libreria di foto di classici guasti o problematiche che si hanno in fase di operazione dei rulli, che appunto potesse, con un algoritmo di intelligenza artificiale, aiutare l'operatore a riconoscere subito in prima battuta la tipologia di guasto che accadeva sul rullo. Ovviamente questo terzo modulo ha bisogno di moltissime esperienze in campo, perché ovviamente non tutti i guasti, le cricche o le tipologie di usura sono standardizzabili, ma diciamo che abbiamo avuto già da parte dei clienti un ottimo feedback, e sicuramente è stata una sorpresa. E anch'io, che non sono un informatico, mi sono dovuto cimentare, io sono un meccanico, mi sono dovuto cimentare nello sviluppo, nel capire come impostare bene la problematica. Quindi noi ci siamo appassionati tantissimo alla tecnologia IoT, ci sono fortissimi sviluppi per allargare questa tipologia di approccio su tutta la ricambistica della siderurgia. E diciamo che io sono stato all'interno del master poi la voce un po' critica, no? Essendo da 20 anni in azienda, ho cercato sempre di riportare i professori universitari un po' sulla terra, con degli esempi pratici o rimarcando magari, cercando di trovare un trade union tra ambiente universitario, che io adoro, è l'ambiente aziendale. E quindi io scusi, volevo sapere una cosa da lei: avete aperto una nuova linea di business, una nuova unit? Allora, noi addirittura abbiamo anche sviluppato una linea di business all'interno dell'azienda, a cui parteciperà il proprietario stesso della mia azienda. Abbiamo già dato anche un nome, così, di marketing a questo sistema IoT, lo chiameremo STOI, Still Things on Internet, e diciamo che in un ambiente un po' riluttante, come dicevo prima, all'introduzione, alle innovazioni come il siderurgico, è stato preso molto bene. Purtroppo non siamo riusciti a fare tantissime prove in campo a causa del Covid, perché noi in teoria a maggio eravamo già pronti per fare i primi test all'ArcelorMittal di Piombino o in Arvedi a Cremona, e quindi ora ci riproponiamo, con la ripartenza un po' di tutto, di
di farlo diventare un'idea, di farla diventare un'idea di business che possa essere applicata a tutti i ricambi della siderurgia. Grazie mille. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Quindi sì, modulo 2 su un modulo molto spinge molto sulle tecnologie IoT e insomma entriamo poi nel merito dell'integrazione verticale e orizzontale, ma quest'anno abbiamo deciso di dare uno spazio maggiore ad aspetti che per noi sono molto, molto importanti, che riguardano appunto i processi e soprattutto alla riprogettazione dei processi in chiave Lean. Per fare questo però abbiamo richiesto il supporto di un partner importante che è l'F4.0. In collegamento abbiamo Andrea Fornasier. Andrea? Sì, buonasera a tutti e grazie per la disponibilità a fare questo breve intervento. Allora, presento rapidissimamente chi siamo e dopodiché anche qual è il contributo che potremo dare, no? Che daremo. Allora, Lean Experience è un centro di formazione esperienziale nell'ambito della Lean e del 4.0. Nasce sostanzialmente come un'iniziativa a cavallo tra i soci, sono McKinsey e dopodiché c'è un'industria Pordenone sostanzialmente. E che cosa facciamo? Sostanzialmente andiamo a mostrare in maniera esperienziale, perciò attraverso un laboratorio dove vi è una linea produttiva dimostrativa pilota che è possibile andare a riconfigurare e sostanzialmente possiede tre stati, quello non lean, quello lean e poi quello lean e digital. E perciò in questo percorso che andremo a fare, questi moduli che andremo a svolgere all'interno del master, vi accompagneremo per dare una visione non tanto tecnologica, ma più di processi e capire come le tecnologie possono integrarsi all'interno di questi processi e perciò far comprendere i benefici e le opportunità, ma anche imparare ad osservare, ovvero i partecipanti comprenderanno, si metteranno proprio loro. Abbiamo organizzato tutto in remoto, ormai abbiamo imparato anche questo mestiere causa Covid, perciò i partecipanti potranno osservare, no? Tutta una serie di situazioni, perciò ci saranno delle sessioni live proprio che la fabbrica funziona e queste persone dovranno sviluppare e risolvere delle tematiche e comprendere e capire. Perciò ci sono oltre una ventina di digital use case digital, dopodiché c'è una parte chiaramente di raccolta di tutta una serie di fabbisogni che già noi andiamo ad erogare a raccogliere come Lean Experience, essendo capofila di un digital innovation hub qui del territorio. Perciò noi facciamo un'integrazione da un lato su quali sono i fabbisogni oggi delle imprese, dall'altro quali sono i contributi internazionali, cerchiamo di fare uno shake, no? Andare in qualche maniera a mettere assieme il tutto e andare poi a erogare e far comprendere quali sono le opportunità, fino ad arrivare al tema del test bed che è possibile applicare, dato che è stato precedentemente citato. Ecco, perciò i focus saranno sul tema Lean e sul tema Digital. Qui mi fermo e ringrazio. Anche perché ci siamo poi conosciuti, no? Già in una prima sessione, un primo test pilota con Gualtiero, che vedo che sorride, no? Abbiamo fatto una prima prova con successo, ci siamo divertiti entrambi nel mettere su questo master sul territorio che è stato guidato proprio da Gate e noi siamo entrati, no? Nel dare contributo. Adesso questo è un secondo modo per un'ondata di collaborazione. Grazie. Grazie mille Andrea, è stata una bellissima esperienza e il modulo che ci ha raccontato ora Andrea dimostra come il master abbia un obiettivo anche di hands-on, cioè mani sul problema. Non è soltanto trasferire una conoscenza, ma magari capire qual è il problema, non avere le basi per risolverlo, farsi venire in mente come pulire, asciugare, migliorare i processi, prima sulla carta e poi in maniera digitale. La collaborazione con la LEF per noi è particolarmente importante perché ci dà la possibilità di far, anche se da remoto, io l'ho vista fisicamente, è stata un'esperienza molto bella, ma anche da remoto riuscire a prendere delle decisioni su un processo, immaginarlo in versione lean e poi immaginarlo in versione lean più digital. L'esperienza della quale parlava Andrea, la seconda che abbiamo fatto insieme, è stata quella di realizzare un mini master dedicato a manager e imprenditori, piccoli
imprenditori friulani, durante il quale abbiamo condensato il master in un mini percorso che desse appunto un'infarinatura e una awareness, una consapevolezza dei rischi di intraprendere un percorso digitale senza le basi. Sicuramente Andrea e il team che è composto anche da Savoia sarà un team valido per supportarci nell'apprendimento delle parti lean. Grazie mille Andrea. Grazie Andrea. A presto. Presto. Sono perfettamente d'accordo, mi piace l'idea del prima progettare su carta e poi passare al digital, è una cosa che abbiamo discusso anche in questa edizione, abbiamo alcuni partecipanti del master che sono impegnati proprio su un progetto di questo tipo e io chiederei quindi a Simone Dini e Graziano Baroncini di raccontarci cosa hanno fatto, chi sono e cosa hanno fatto su questo tema. Ciao, buonasera a tutti, ai presenti. Ciao. Ciao. Allora, sì, Graziano si sta spostando. Allora, io sono Simone Dini, sono responsabile di Società Toscana Ingegneria, insieme a Graziano. E facciamo parte, la nostra società fa parte di un gruppo più esteso di aziende, tra cui una che produce componentistica meccanica per impianti di sollevamento. In base su questa base qua abbiamo deciso di sviluppare il nostro processo e il nostro progetto del master proprio riguardo alla produzione di questa azienda. La produzione al momento è gestita in maniera, diciamo, non ha una gestione strutturata, per cui ci siamo focalizzati nel vedere al momento come veniva affrontata e quindi abbiamo in qualche modo preso i dati e le informazioni del momento, dello stato attuale, e poi abbiamo deciso di provare ad applicare un metodo di lean production, nella fattispecie il Szatmári-Ankari, che sono blocchi sincronizzati di processo, per vedere come gestire una produzione che era molto orientata sull'aspetto customizzato della commessa e soprattutto con frequenti cambi di schedulazione sui processi. Per cui abbiamo cominciato in maniera molto graduale, applicando il sistema in maniera ortodossa sostanzialmente, quindi proprio applicando delle bacheche all'interno degli ambienti, e in officina un visual plan dove vedere l'avanzamento della produzione, le varie fasi, le varie attività e i soggetti responsabili. Su questo poi praticamente il progetto si sviluppa in una digitalizzazione di questi processi. Quindi dal partire sostanzialmente a gestire in maniera visiva su delle bacheche le commesse con dei cambi di colore per commessa, con degli stati di avanzamento, stiamo sviluppando parallelamente tutta una serie di una struttura digitale, sia software che hardware, che porterà praticamente sia in officina ad avere dei totem su cui gestire in real time i cambi di schedulazione e quindi vedere il processo come avanza, sia anche proprio per quanto riguarda l'interconnessione delle macchine, perché l'azienda sostanzialmente ha già una macchina pronta per l'interconnessione con vari dati che possono essere, che sono allocati su un database, per cui in questo senso vogliamo da subito interconnettere la macchina per gli stati avanzamenti automatici, e poi abbiamo anche varie altre tecnologie che dobbiamo mettere, che stiamo applicando, fra cui processi informativi con barcode, per rendere tutti i processi più digitalizzati. Gli sviluppi saranno ovviamente quelli di consultivare più possibile la mole di dati provenienti dalla digitalizzazione, per poter poi prendere delle azioni correttive sia in termini di produzione ma anche di ottimizzazione del provvigionamento dei materiali e dei termini di consegna, perché questo frequente cambio di schedulazione dei processi porta spesso a delle incompletezze sulle commesse o anche dei ritardi. Per cui questo è il nostro progetto, insomma. Abbiamo pensato di fare il master perché comunque ci occupiamo della digitalizzazione da quando è nato il piano Industria 4.0 con Calenda,
per cui quando siamo venuti a conoscenza dell'esistenza del master ci è sembrato insomma una cosa utile farla, siamo rimasti contenti, siamo ritornati all'università un'altra volta. Grazie, grazie mille Simone. Sì, nell'occasione si sono portati a casa anche qualche ora sia del sottoscritto che di Marco Frosolini, che è un bravissimo docente di impianti industriali. Questo significa che il master ha anche quel valore, cioè riconnettere una persona più matura, diciamo, con qualche suo ex professore e ricostruire una relazione di lavoro, non soltanto docente e discente. Sì. Lo spunto del metodo che abbiamo utilizzato, cioè l'altra cosa, insomma, è venuto proprio da Frosolini. Noi non pensavamo assolutamente a fare una cosa del genere, avevamo in mente tutt'altro. Poi, una volta che ci ha illustrato la cosa, abbiamo capito che sarà ottimo per la nostra azienda. Grazie mille. Buonasera. Sì. Dopo il modulo 2 si è parlato di IoT, a un certo punto, quindi bisogna fare il passettino oltre, quindi andare a capire come gestire questi dati, per cui il modulo 3 tratta proprio di, insomma, di dati, la gestione dei dati, degli analytics, e sul quale abbiamo un bel contributo da parte dell'Università di Pisa e Firenze. Ma quello sul quale mi vorrei soffermare un pochino di più riguarda il successivo modulo, che è il modulo 4 sulla robotica, perché in questo modulo abbiamo avuto un importante contributo di un nostro partner aziendale, Alessio Papucci. Sicuramente sì. Alessio si connette, abbiamo rappresentato un punto di eccellenza nella ricerca e nella parte sperimentale grazie ai laboratori della Scuola Sant'Anna e un'applicazione reale che i nostri studenti hanno visto dal vivo, che è lo stabilimento di Vitesco, nel quale Alessio svolge la sua attività giornaliera. Alessio, prego. Buonasera a tutti, mi sentite? Benissimo. Buonasera. Sì, come diceva il professor Fantoni, Vitesco Technologies è un'azienda, una multinazionale che si trova a Pisa. Fa parte di Continental Ag e è leader a Pisa nella progettazione, sviluppo e produzione di iniettori per motori a benzina. Lo scorso anno, circa quindi ormai più di un anno fa, abbiamo sposato l'idea e il progetto del master del professor Fantoni e della dottoressa Natelli, perché abbiamo visto nel taglio del master Industry 4.0 Design un'opportunità di sviluppo rispetto al percorso che Vitesco aveva intrapreso rispetto proprio alle tecnologie di Industria 4.0. Quindi per questo abbiamo deciso di far partecipare due persone al master, una delle quali sono io, ma di collaborare anche con la direzione del master nella realizzazione di una giornata di visita presso i nostri stabilimenti. Questo perché ci è sembrato giusto, visto proprio il taglio del master, far vedere e far toccare con mano che cosa avevamo fatto e quindi le tecnologie di Industria 4.0 applicate, ma anche qual era il nostro approccio all'implementazione delle tecnologie e all'approccio alla digitalizzazione. Quindi questa collaborazione ovviamente continuerà anche per le edizioni future del master, perché ci è sembrata veramente un'opportunità di crescita anche per un'azienda come la nostra, che già aveva iniziato un percorso verso la digitalizzazione e verso l'implementazione di tecnologie abilitanti Industria 4.0. Nell'ambito di questa collaborazione abbiamo deciso anche di rendere disponibile la partecipazione delle persone del master a uno stage presso il nostro stabilimento. Infatti abbiamo tuttora un partecipante del master che sta svolgendo un lavoro di tesi
su un progetto di additive manufacturing presso il nostro stabilimento. Anche questo è stato un'attività molto importante perché comunque ha dato modo ad una persona di poter inserirsi immediatamente in un contesto come il nostro e poter sperimentare quello che aveva fatto e seguito durante il master. La persona è Nicolas Giormanelli, penso che parlerà dopo di me, giusto? Posso sapere una cosa? Qual è il ruolo che svolgi, il titolo che hai in azienda? Attualmente sono CDO, quindi Chief Digital Officer, da qualche mese, quindi responsabile della digitalizzazione e sviluppo delle applicazioni Industria 4.0 del plant. Ok, dunque hanno creato il job profile per te. Sì, detta così è brutta, però è vero, sì. Sì, va bene, in realtà io ho due titoli, questo e quello che già facevo, ovvero responsabile di un gruppo che si occupa di sviluppare e industrializzare applicazioni di Industria 4.0. Proprio nell'ottica trasferire queste tecnologie trasversalmente su tutte le funzioni del plant, quindi non solo in produzione dove già le abbiamo introdotte, dove già stiamo sviluppando nuovi progetti, abbiamo creato questa figura proprio per andare a progettare la digitalizzazione in termini di plant, quindi trasversale su tutte le funzioni. Grazie Alessio, però a questo punto io vorrei sentire anche Nicolas. Ciao, buonasera a tutti, sono Nicolas Giomarelli e lo scorso anno ho iniziato questo master come neolaureato in ingegneria aerospaziale. Il motivo principale per il quale ho deciso di intraprendere questo percorso era il desiderio di una prima esperienza lavorativa e quindi passare da un approccio non solo teorico universitario ma anche più pratico, andando a comprendere quelle che erano le dinamiche nel mondo del lavoro. Attualmente sto svolgendo il mio tirocinio e il mio progetto di tesi presso Vitesco Technologies. Sono entrato a far parte nel gruppo di Advanced Technologies e, come giustamente detto Alessio, mi sto occupando di un progetto che prevede l'implementazione della tecnologia di additive manufacturing per la gestione delle parti a scorte, con l'obiettivo di un'ottimizzazione dei costi, dove ovviamente l'espressione ottimizzazione dei costi non fa riferimento solo al costo unitario in termini di euro, ma andando a sfruttare tutte le potenzialità che questa tecnologia offre, siano anche vantaggi in termini di tempi di consegna, libertà e flessibilità di progettazione o prototipazione rapida. Al di là degli aspetti tecnici, sicuramente molto interessanti e rilevanti per chi come me viene dal mondo dell'ingegneria e che stanno contribuendo alla mia formazione dal punto di vista professionale, mi preme sottolineare, perché ritengo molto positivo e importante, quella che è un po' la crescita anche personale a 360 gradi. Questo è reso possibile in questo ambiente particolarmente stimolante e dinamico, dove ogni giorno escono fuori idee e progetti nuovi. In più ho la fortuna di interfacciarmi con numerosi colleghi, anche che lavorano in differenti reparti, hanno trascorsi diversi e una grandissima esperienza. Quindi collaborando con loro ho la fortuna di imparare da vicino, di toccare con mano e di apprendere appunto come funzionano veramente le cose, e in più inizio a comprendere anche alcune dinamiche, alcune strategie anche di gestione un po' più di alto livello all'interno di una grande azienda così strutturata. Ammetto che questa esperienza nella sua interezza sta superando le mie aspettative, quindi sono molto contento e non posso far altro che ringraziare l'organizzazione del Master e Vitesco Technologies per questa opportunità. Buona grazie. Serata e ripasso la parola agli organizzatori. Grazie Nicolas.
Con il modulo 4 finiamo insomma, il nostro percorso sulle tecnologie, entriamo nei moduli più manageriali, il 5 e il 6, dove diciamo, si capisce ancora di più l'importanza della figura professionale del digitalization manager. Io chiederei un brevissimo intervento a Guglielmo Bertolino che ci racconta come sta impostando la digitalizzazione in Leonardo, partner del Master. Guglielmo. Salve a tutti, mi sentite? Sì, sì, sì. Ciao, buonasera. Sì, come introdotto dalla dottoressa Natelli, sto svolgendo il periodo di project work alla Leonardo, sistemi di difesa, e sto provando a far gridare vendetta quella parola design che compone, diciamo, il titolo del master. E, diciamo, in pochi passi quello che ho fatto è individuare quale processo potrebbe essere digitalizzato, perché in una grossa azienda che è piena di processi non si può pensare di digitalizzare tutto e tutto insieme. Quindi ho dovuto fare sostanzialmente una fase fondamentale di determinazione di quale processo portare sul tavolo della digitalizzazione. E, scegliendo il processo, sostanzialmente ho optato, diciamo, per avere delle precondizioni. Uno, sostanzialmente avere un livello di maturità digitale, quindi ho optato per l'assessment 4.0, dove ho, diciamo, la panoramica della maturità digitale dell'azienda stessa, e l'analisi dei processi. Quindi ho dovuto fare una mappa, diciamo, delle attività che vengono svolte durante quel processo e individuare le attività a valore o non a valore. Così facendo, sostanzialmente, ho individuato le criticità da processo che potrebbero essere aggredite, ridotte come attività non a valore con l'utilizzo della tecnologia stessa. Sembra facile, diciamo, detto così, ma in una grossa azienda c'è diciamo uno scontro che ho quasi giornalmente, il divario tra, diciamo, l'OT e l'IT, cioè, diciamo, tra l'operation technology e l'information technology, perché, diciamo, alla prima individuazione di specifiche di progetto, diciamo, tutti si tirano indietro. Se gli dico di connettere i sistemi gestionali già esistenti come SAP o il MES a delle dashboard per tirare fuori dagli analytics. Quindi ho dovuto tirare fuori una roadmap per un approccio alla digitalizzazione, dividendola in fasi diciamo ben definite, così da abbassare il rischio per ogni fase e portare, diciamo, il processo molto più avanti possibile, riducendo il rischio. Sono tre fasi, essenzialmente, nel mio caso, sono il revamping delle macchine. Poi c'è la fase 1, che è la connessione e individuazione di quali sensori utilizzare, e poi c'è la fase 3, che sostanzialmente è la fruibilità del dato. Diciamo, ad oggi questo approccio mi ha permesso di aprire il kick-off meeting con dei partner per aprire un tavolo tecnico che presiederò personalmente. Diciamo, fino ad oggi non ho connesso niente, ma ho solo connesso le persone. Perché parlare di digitalizzazione sostanzialmente sembra facile, però poi, diciamo, quando sei in mezzo ai macchinari non è così immediato. Quindi bellissima esperienza, motivo per cui io ho voluto, diciamo, intraprendere la strada del master, perché nelle precedenti esperienze ho avuto esperienze molto verticali sulle tecnologie, e quindi molto technology push, molto piano 4.0 dal punto di vista, diciamo, vantaggi fiscali, ma non dal punto di vista processuale. Questo master mi ha dato sostanzialmente la possibilità di ribaltare il punto di vista e spingerlo da un altro modo. Grazie Guglielmo. Grazie. Prego. Per Piero. Effettivamente il modulo 5, quello sugli aspetti economico-gestionali, è molto ben presidiato, l'abbiamo fortemente voluto. Parleremo appunto di processi, parleremo di mapping, ma parleremo anche di ROI 4.0. Questo grazie a un contributo importante dell'Università di Firenze, della Scuola Sant'Anna, su un caso un po' particolare, su una serie di casi di cui uno particolarmente emblematico, realizzato nel farm all'interno di un'attività Artes. Questo per noi è un elemento distintivo. L'anno prossimo, visto anche quello che ci ha sottolineato
Guglielmo ora, avremo un modulo importante sulla parte di change management, su come supportare le persone in questa trasformazione, che è uno degli elementi sempre rilevati come critici all'interno dei progetti di trasformazione. Poi c'è l'ultimo modulo, che è il modulo sul miglioramento. E anche questo è stata un po' una sfida, nel senso, e il prossimo anno verrà ulteriormente ampliato. È legato a un concetto culturale che per noi è fondamentale, ne ha parlato anche Guglielmo, ma è venuto fuori nei vari interventi. Il concetto è questo: senza una baseline, senza una misura dello stato attuale, è difficile capire quanto è stato importante un progetto di trasformazione digitale. Se calcoliamo la baseline o se misuriamo la baseline come facevamo 10 anni fa, ci perdiamo un'occasione. E dunque quest'anno vorremmo spingere sulla cattura dei dati, non soltanto dalle macchine, che mi verrebbe da dire è abbastanza fattibile, ma anche dal capitale umano che lavora e interagisce con le parti e aggiunge valore importante al prodotto finito, in maniera però strutturata, senza violare la privacy, senza violare lo statuto dei lavoratori, ma in maniera massiva, in modo da catturare la misura dello stato iniziale, fare il processo di trasformazione e rimisurare, dimostrando con i numeri che il processo di digitalizzazione ha avuto un impatto e che quell'investimento ha permesso di avere un ROI interessante. Perciò nuova enfasi sul miglioramento nel master di quest'anno. Esatto. E parlerei brevemente anche di miglioramento personale, chiedendo a Dario di raccontare il suo percorso. È l'ultimo intervento dei partecipanti collegati in remoto. Dario? Buonasera a tutti, mi sentite? Benissimo. Sì, perfetto. Sì. Buonasera di nuovo. Sono Dario Tambellini, io ho 36 anni, ingegneria gestionale, laureato a Pisa. Io quando ho iniziato il master lavoravo da 10 anni in un'azienda manifatturiera a carattere familiare, un'azienda con 35 anni di storia e di successo. Proposi all'epoca di iniziare il master perché pensavo che le tecnologie digitali potessero essere un'opportunità anche per un'azienda medio-piccola, per capirci erano 30 persone che lavorano in quell'azienda. Il master è iniziato, sono cominciate le lezioni, io ho costantemente aggiornato la proprietà che mi aveva concesso di partecipare di come stava andando il corso, e piano piano, man mano che il master andava avanti, ci siamo resi conto insieme delle grandi potenzialità che ha la digitalizzazione, ma che è fondamentale progettare insieme il giusto percorso di crescita per far sì che la cosa sia sostenibile. Parallelamente, a livello personale, io ricevendo stimoli sia da docenti che dai colleghi alunni di corso, che ringrazio personalmente, ho maturato a livello personale la consapevolezza che il mio percorso professionale fosse arrivato ad un bivio. Questo perché a un certo punto mi si è presentata un'occasione di cambio lavoro e non è stato facile, ma ho capito che potesse essere il momento di uscire dalla comfort zone e mettermi in discussione. Ho deciso di accettare, ho dovuto affrontare con l'azienda questa decisione, non è stato facile, ma ci siamo messi a tavolino e abbiamo pianificato come affrontare questo momento. Dopo un po' di pensieri abbiamo capito insieme che la soluzione stava da percorrere era quella di riprogettare il progetto di digitalizzazione che grazie al master era in corso, andandolo addirittura ad ampliare. I risultati preliminari ottenuti sono stati confortanti e hanno aiutato a convincere anche loro. Lo abbiamo fatto, quindi sono stati implementati addirittura più strumenti, l'azienda lo sta portando avanti con convinzione, in questo caso il Covid, che ha rallentato un po' il carico di lavoro, ha permesso, nonostante le risorse anche limitate, di riuscire a mettere a punto questi strumenti
di gestire questa situazione particolare. Quindi la digitalizzazione come soluzione ad un doppio cambiamento inaspettato, uno il Covid, l'altro la mia decisione di cambiare azienda. Grazie, grazie Dario. Tramite le testimonianze, insomma, dei partecipanti del Master abbiamo cercato un po' di raccontare qual è il percorso che è possibile fare con il Master, i contenuti del Master che sono stati trasferiti nelle loro aziende, nei loro percorsi di crescita professionale. Però non ci siamo mai dimenticati di comunque di far parte di un gruppo, cioè sembrano singole storie, ma in realtà abbiamo creato un gruppo ed è il motivo per cui oggi Walter e Alessandra sono qui. Qual è il risultato più grande di questa prima edizione del Master? Sì, buonasera a tutti, io sono Alessandra, appunto, sono una partecipante al Master. Allora, uno dei tanti obiettivi appunto che siamo riusciti a raggiungere anche attraverso questo Master è la creazione di un'associazione appunto dedicata ai Digitalization Manager. E qui ci siamo oggi io e Walter che vi raccontiamo un po' quali sono i nostri obiettivi e come mai è nata questa associazione. Di fatto, come avete potuto ascoltare, la classe era molto variegata e ci ha dato effettivamente l'opportunità non solo di seguire un percorso formativo, ma anche di creare un vero network, di creare una vera contaminazione tra le diverse professionalità e le diverse estrazioni. Quindi questa è stata una forza per noi che ci ha portati poi a maturare questa idea di creare questa associazione, di fondare questa associazione che ci permetterà, uno, di continuare a specializzarci e quindi continuare a fare formazione, perché di fatto è importante ed è importante farlo anche attraverso il supporto delle aziende e attraverso appunto lo sporcarsi le mani, no, all'interno delle aziende e quindi capire effettivamente quali sono le reali necessità delle aziende. E il secondo obiettivo appunto è proprio quello di supportare le aziende in questa trasformazione e in questo cambiamento che ne parliamo ormai da tanti anni, però a volte sembra che ci sia un po' di timore perché appunto non ci sentiamo così tranquilli nel farlo. Quindi la nostra associazione nasce proprio per questo, perché appunto grazie appunto all'università, grazie al Gate, grazie al Master, noi ci sentiamo anche tanto supportati e quindi ci sentiamo confidenti del fatto che possiamo effettivamente sponsorizzare questa figura del Digitalization Manager e magari farla crescere. Ora do la parola a Walter che ci racconta un po' quali sono i nostri valori e quali sono i nostri obiettivi. Grazie, grazie Alessandra. Sono Walter Borgogno, sono indegnamente stato individuato quale presidente di questa associazione. I nostri obiettivi, quello su cui vogliamo puntare sostanzialmente, sono la formazione continua ad alto livello per mantenere aggiornate le nostre competenze, la sperimentazione condivisa, la contaminazione della conoscenza, quindi lo stare insieme tra professionisti del mondo del digitale e della trasformazione digitale per condividere quelle che sono le nostre esperienze e arricchirci reciprocamente. Sicuramente un altro punto è quello di dare sempre maggiore presenza al mondo femminile nel mondo della digitalizzazione. Questo è un aspetto che diciamo per noi è sicuramente rilevante. Quest'anno la presenza femminile era non così numericamente forte, quindi speriamo che negli anni a venire questa presenza aumenti grazie anche all'associazione. Sicuramente poi un altro punto è quello di portare la figura del manager della digitalizzazione sui territori, condividendo con altri atenei l'impostazione che si focalizza sul design, quindi sulla figura del progettista, sull'importanza di avere una visione progettuale di questo processo di digitalizzazione. Quindi noi come presidente, vicepresidente dell'associazione, crediamo che questo veramente sia il momento storico in cui scegliere di imparare a progettare la transizione digitale e quindi il momento di scegliere questo Master e perciò anche di entrare a far parte di questa associazione che condivido veramente possa essere chiamata associazione di rivoluzionari. Ecco.
quindi sposo il termine. Grazie. Grazie. E mi pare che l'abbia sposato anche il dipartimento, che ha dato un ok a ospitare l'associazione presso la sede pisana del master, che noi ringraziamo. Grazie mille. Grazie. Pensavo che in realtà come obiettivo ci fosse quello di farlo diventare una figura accettata dal Ministero, ma se non è un obiettivo vostro, non lo so. Ci stiamo sicuramente lavorando, diciamo che questo è notizia di pochi giorni fa, l'associazione tramite alcuni componenti è presente già ad alcuni tavoli importanti a livello nazionale, in particolare a un tavolo di Confindustria nazionale sulla domanda digitale, quindi credo che questo sia sicuramente un primo passo per andare verso un riconoscimento poi futuro formale di questa figura. E anche le imprese che supportano il master hanno un peso rilevante anche in sede ministeriale, perciò ci auguriamo che questa sia una strada, un obiettivo magari non a breve ma a medio termine. Grazie. Allora, apriamo lo spazio per le domande. Abbiamo già qualche domanda. La domanda riguarda il Project Work, chiede maggiori informazioni su come è strutturato. Ok. Come avete visto, i progetti sono piuttosto diversi. Abbiamo cercato di avere, anche per supportare l'associazione con esempi e casi studio diversi, soprattutto grazie a Anna, siamo riusciti a avere interessi da parte dei partecipanti su diverse aree e sull'applicazione industriale di diverse tecnologie. Perciò un project work molto molto diversi e casi applicativi ugualmente eterogenei. Si può fare il project work nell'azienda nella quale si lavora oppure in un'altra azienda. Per esempio Guglielmo sta facendo il suo project work in Leonardo Finmeccanica, ma lavora in una piccola impresa che si occupa di food, perciò si può andare anche in altre imprese. Per chi ancora non lavora, come Nicolas, non lavorava, abbiamo trovato una realtà che ha accolto volentieri e ha disegnato un percorso di sviluppo e di digitalizzazione proprio sugli interessi di Nicolas e sugli interessi aziendali. Il project work per qualcuno è iniziato l'ultimo giorno del master, per molti è iniziato il primo giorno del master. E dunque è stato portato avanti, Dario ce l'ha detto, immediatamente dopo la prima lezione, dopo la quale ha iniziato con la direzione aziendale a fare l'assessment e portare avanti i progetti di digitalizzazione che ha seguito fino a che non ha cambiato impresa. Non è gravoso, vi chiediamo una tesi e una discussione in plenaria perché è importante che il risultato del vostro lavoro venga condiviso, naturalmente tenendo riservati gli aspetti più critici o più proprietari del lavoro stesso. Sì, un'ulteriore precisazione riguarda il fatto che questo project work, questo lavoro di tesi è previsto anche per la modalità e-learning. E è previsto anche per persone che si trovano in altre regioni grazie al supporto delle aziende e dei laboratori di Artes 4.0, che ci darà la possibilità appunto di fruire di questo link e magari anche di una serie di tutor aziendali presenti, aziendali e universitari o accademici presenti nelle altre regioni. Le 180 ore sono più o meno distribuite come concorderete con l'azienda nella quale verrà svolto il tirocinio e il project work. Le 180 ore sono indicative dell'effort stimato. Probabilmente ce ne vorrà qualcuna in più, in alcuni casi ce ne vorranno meno, dipende molto dal progetto, dipende da quanto il progetto sarà il vostro progetto o quanto questo è il progetto dell'impresa. Sicuramente abbiamo visto Alessandra che sta facendo il progetto in una bellissima realtà che ha trovato lei. Il progetto era enorme e dunque mi ha chiesto se le davo un supporto. Io ho scelto una ragazza molto molto brava del quinto anno di ingegneria gestionale e l'ho affiancata ad Alessandra. Sì. Sì, effettivamente Giulia, come ti racconta Gualtiero, io ho deciso di fare il progetto al di fuori della mia azienda perché appunto volevo vedere una realtà diversa. Quindi è possibile farlo, ovvio che devi ritagliarti del tempo,
poi se il progetto è abbastanza grande, appunto ti mettono a disposizione anche una persona che di fatto poi va a fare lo stage in azienda e ti permette anche di andare avanti con il progetto, quindi c'è la esperienza. C'è la possibilità anche di confrontarsi su progetti veramente sfidanti e nuovi. Per esempio, in uno dei bandi che Artes fa uscire tutti gli anni, oltre al progetto che viene supportato da Artes, ci potrebbe essere la figura di uno di voi che decide di supportare e seguire l'implementazione di un progetto 4.0. Sì, aggiungo, noi abbiamo fatto partire negli scorsi mesi e gli ultimi progetti partiranno entro l'anno, dei progetti che sono di sviluppo vero digitale, quindi si parla di innovazione vera che porta del cambiamento nelle aziende che lo hanno vinto. Se i tempi saranno giusti, sarebbe molto bello, credo, per qualcuno di voi lavorare, essere coinvolto in questi progetti che di fatto sono tutti aziendali, tutti già partiti, tutti vincitori di una selezione feroce dal punto di vista dell'innovazione in ambito industria 4.0, quindi ben volentieri. Grazie Lorna. C'era un'altra domanda che dice: per chi fa learning è previsto anche la partecipazione sul luogo e il progetto finale incluso. Allora, non è obbligatorio, però io penso che dopo che avete fatto 3 mesi di learning e avete visto il fervore e la progettualità sia degli altri colleghi che dell'aula che dell'associazione, probabilmente vi viene voglia di prendere il primo volo aereo, trovarsi a Pisa o da qualche altra parte una sera, oppure andare alla LEF in Friuli Venezia Giulia, sì, e passare lì una giornata con gli altri e poi vedere le cose dal vivo. Ok, c'è una domanda in chat. A livello nazionale c'è un piano di industria 4.0 per i prossimi anni? Mi immagino che anche se non ci fosse, ieri sera Farinetti a 8:30 ha detto che le imprese, se non ci sarà un piano industria 4.0, lo dovranno fare, altrimenti moriranno nel giro dei prossimi 5 anni, e chi lo farà probabilmente avrà le marginalità per comprarsi concorrenti che non l'hanno fatto. Sicuramente ci sarà un forte impulso sulla parte digitale, è sicuro che la parte di trasformazione è supportata a livello europeo con una serie di fondi. Sia Gate 4.0 che Artes hanno recentemente lavorato a una proposta di European Digital Innovation Hub che farà appunto da collettore per la parte di trasformazione digitale. Perciò mi verrebbe a dire sì, quest'anno ci sono una serie di incentivi tendenzialmente fiscali, ma probabilmente nei prossimi anni la progettualità finanziata continuerà a esistere. Bene, abbiamo una domanda ottima, direi, perché ci dà l'occasione di approfondire anche quest'altro aspetto. Nel caso di iscrizioni con partecipazioni in presenza, è possibile seguire parte del corso in streaming? Assolutamente sì, ma non solo, noi daremo proprio l'accesso alla piattaforma e-learning. Per noi streaming e learning sono due cose diverse, quindi daremo sempre la possibilità di seguirli streaming, e dopodiché queste lezioni verranno trasformate, rielaborate, quindi inserite in un percorso didattico ben preciso, e voi avrete una serie di contenuti fruibili successivamente. Sì, però non prendete come una deresponsabilizzazione alla presenza, perché no. Quello che abbiamo visto l'anno scorso è che quando siamo stati in lockdown è stato molto faticoso per tutti, sia per i docenti che per i partecipanti, seguire le lezioni e interagire allo stesso livello con cui interagivano prima. Inoltre stringere la mano al docente, scambiarsi il biglietto da visita e il numero di telefono significa poter iniziare una progettualità comune che, insomma,
altrimenti è piuttosto difficile. Assolutamente, questo è un servizio che diamo per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, che praticamente la maggior parte degli interessati a questo master, nella prima edizione il 90% già lavorava, quindi diciamo lo si fa per alleggerire il carico, ma la parte di networking, cioè tutto ciò che si crea è quello che poi è il vero valore, e credo che se oggi abbiamo costituito questa associazione è proprio perché questo valore si riconosce. Sì, c'è un'altra domanda che dice se la prova finale è prevista per ottobre. La prima risposta è sì, è prevista in ottobre, ma nessuno ha finito il lavoro di tesi. Perché? Perché la fame viene mangiando e gli obiettivi che tutti si sono dati sono grandi e tendenzialmente superiori alle 180 ore. Perciò penso che pochi discuteranno in ottobre e avremo un'altra sessione a dicembre. Abbastanza in là, ma non troppo vicino a Natale, e dunque vedremo la maggior parte dei progetti fiorire in quella data. È possibile posticiparla? Sì, anticiparla è molto difficile, ma perché no? Con che frequenza si svolgono le lezioni in presenza? Anna? Weekend al mese, in alcuni mesi anche 3 weekend in realtà. Però la bozza di calendario ce l'abbiamo e possiamo inviarvela, insomma, a tutti coloro che sono qui per, insomma, avere informazioni sul master. Possiamo inviare la bozza di calendario, insomma, una programmazione didattica un po' più dettagliata, e quindi darvi queste informazioni. Strano che non ci siano le domande sugli esami, sulle domandine. Beh, ma se non vi interessa, va bene. Vabbè, vi dico io, abbiamo impostato un corso estremamente pratico. L'idea però è che un monitoraggio serva, e serva un monitoraggio che sia più puntuale rispetto a quello dell'anno passato. Ma il monitoraggio non vuole essere punitivo, vuole essere un supporto. Quest'anno Anna sta pensando, grazie al suo contributo progettuale e alla forza dei partecipanti all'associazione, di creare dei gruppi di studio, okay? Di fornire le dispense in anticipo rispetto alla lezione, o almeno in maniera contemporanea, e avere dei momenti di scambio e di interazione su che cosa è stato più difficile in una lezione, come recuperarlo, come integrarlo, in maniera tale che la didattica in aula sia supportata da uno studio e un supporto esterno. Perciò non vi immaginate un professore con gli occhiali che vi punta la luce e vi fa il quarto grado, ma piuttosto un accompagnamento nello studio, in uno studio comune dove ci si scambiano punti di vista su quello che è stato, sullo stimolo che è stato lanciato, sulla provocazione lanciata a lezione. Ah, sono arrivate 2 domande nel frattempo. Diciamo che la DinSpec è la Bibbia del 4.0, perciò diciamo verrà analizzata, verrà squartata, verrà visto ogni singolo dettaglio, osservata da ogni prospettiva, ci sarà una dissezione anatomica della norma, verrà paragonata ad altre norme, tipo alle norme americane, a quelle cinesi, che di fatto hanno lo stesso impianto ma sfumature diverse. Vi verrà fatto vedere dove c'è un po' di Germania enfatizzata, certi punti della norma non si capiscono se non sei tedesco, perché usano una nomenclatura tipica di SAP. Dunque uno dice, ma perché qui parlano di SAP? Non doveva essere una norma tecnica? No, invece hanno termini che soltanto chi conosce bene la prova. E dunque sarà molto interessante. Io penso che tutti i docenti vi racconteranno Industria 4.0 con la norma molto chiara in mente. Quando verrà il professor Tucci, vi spiegherà gli impianti, la logistica industriale, l'interazione con il MES, sempre lato norma. Il professor Braglia vi spiegherà
l'interazione fra il magazzino, gli acquisti, la logistica interna e la produzione, spiegandovela con la norma a riferimento. Io penso che la norma alla fine sarà metabolizzata, e so che ti riferisci a una mia provocazione, che è che chi non ha letto la norma è soltanto un'altra persona con un'opinione su 4.0. Diciamo che quando esci dal master la norma la mastichi profondamente. Alessio può confermare. Assolutamente. Ha cambiato idea, perché il primo giorno quando ho sentito parlare di norma... No, ma in realtà secondo me è molto bella. Quando la leggi la prima volta ti sembra brutta, ma quando te la spiego io è bellissima. Ma no perché te la spiego io, perché a me piace tanto e dunque te la spiego con tutto il fervore del quale sono capace. Pieno come un ossesso della norma. Sì. Nel frattempo abbiamo avuto due domande. Okay. Sì, allora, una è quella. Project work, ad esempio, per servizi bancari. Sì, allora, Industria 4.0 ha cambiato nome nel tempo, è passata da Industria 4.0 a Impresa 4.0, e la filosofia è corretta, nel senso che quando digitalizzi un processo, che sia fisico, che sia un servizio, è la stessa cosa. Probabilmente è un pochino più complesso lavorare sul dematerializzato, ma dall'altra parte ha dei vantaggi non indifferenti, cioè non hai da muovere il metallo, per esempio, non hai le criticità di cui parlava Battista Tarantino. Perciò sì, si può applicare ai servizi finanziari, si può applicare ai servizi e si può applicare anche alla servitizzazione, cioè alla trasformazione di un prodotto-servizio in un prodotto nel quale la parte servizio sia maggiore o abbia un contributo di valore maggiore e sia molto digitale. Alberto ci domanda, in tema di indirizzo di laurea, quali lauree sono più indicate per partecipare al master? Molti ingegneri, ma in caso di informatici, economisti, matematici, eccetera. La domanda è interessante. Abbiamo molti ingegneri, molti tecnici nel nostro master, per una ragione, perché il master punta a una figura manageriale. L'età media è 35 anni dei partecipanti. Tendenzialmente la maggior parte di loro gestisce un budget, cioè ha capacità di spesa e una forte capacità progettuale, sentiva il bisogno delle competenze manageriali attaccate a Industria 4.0. Però ci sono stati economisti, Alessandra, che hanno partecipato al master con successo, naturalmente informatici Alberto, sì. come Alberto, come Gabriele, elettronici, e dunque il master sembra attirare persone eterogenee, e in parte il successo del master è proprio questo, perché la domanda strana che viene fatta dall'informatico è una domanda che non ti sarebbe venuta in mente se hai una laurea in economia, o a un meccanico non veniva in mente la parte che viene da una prospettiva diversa. Parleremo anche di aspetti legali durante il master, perciò io penso che il digitalization manager debba essere qualcuno in grado di gestire la complessità economica, legale, tecnica, informatica di questi processi. La tendenza delle aziende piccole e medio-piccole è quella di formare elementi del proprio organico in merito a materie 4.0, oppure la tendenza a rivolgersi a studi di progettazione 4.0 specializzati esterni. Qui io direi di far parlare Walter, perché è una discussione che abbiamo da tempo, e lui ci può raccontare che cosa sta vedendo sul mercato come studio Leonardo. Sì, io ho uno studio di ingegneria e opero nell'ambito della digitalizzazione. Devo dire che il nostro parco clienti è molto variegato, e la domanda è, credo, interessante, perché dà evidenza di un aspetto critico che il master cerca in qualche maniera, a cui il master cerca in qualche maniera di dare una risposta, ovvero di sopperire a quella mancanza di competenze
nella piccola media impresa per quanto riguarda l'aspetto della regia nel processo di digitalizzazione. Le piccole e medie imprese, sappiamo benissimo, concentrano quasi tutto sul titolare, sull'imprenditore e sui suoi più stretti collaboratori, ma difficilmente, se non in qualche raro caso, hanno competenze queste persone in merito a questi aspetti, per cui credo che la formazione di tecnici che esternamente alle piccole e medie imprese siano in grado di interloquire con loro e portare la competenza acquisita tramite questo percorso di master e tramite la condivisione, che è un altro aspetto importante dell'associazione, dei vari progetti che vengono sviluppati tra i vari associati, credo che sia effettivamente un modo di rispondere alla necessità delle piccole e medie imprese. Quindi credo che la risposta sia sì, la tendenza è quella di rivolgersi a studi di progettazione specializzati. Quindi credo che il professionista sia sicuramente uno dei profili interessati a questo tipo di master. Aggiungo un altro aspetto, che uno degli obiettivi degli anni prossimi è quello di fare un'azione di train the trainer, cioè avere le persone che hanno frequentato il master che diventano a loro volta docenti all'interno del master per raccontare il caso che hanno fatto, o addirittura docenti per le imprese o per gruppi di piccole e medie imprese. Dunque portare un po' il verbo della rivoluzione sul mercato, e non è detto di magari rimanere a supporto di alcune piccole imprese in questo lavoro improbo di traduzione fra il gestionale, l'economista e l'amministratore delegato dell'impresa. Allora, ci saranno test a fine modulo. I test ci saranno difficilissimi e non li supererà nessuno. Non è vero, scherza. No, ma dai, nel senso, la maggior parte dei partecipanti saranno persone che lavorano, se va bene, 10 ore al giorno in azienda. Già si ritagliano il venerdì e il sabato. Ti immagini, vogliamo stressarli sull'esame a fine modulo? L'idea è però, come dicevo, seguire le persone, perché se una parte viene persa, significa che quella parte non verrà portata sul mercato, e il nostro fine è quello di formare professionalità in grado di fare la differenza sul mercato. Perciò è nostro primario interesse che voi abbiate acquisito le competenze necessarie. Sì. Date inizio corsi 13 novembre. Allora, dopo questo, Alessandro dice, dopo questo master in video in grado di gestire 4.0 a 360 gradi per la propria, per aziende esterne? La risposta è no. Nel senso, è in grado di trovare tutti quelli che potranno supportarlo, supportarla nella trasformazione digitale. Cioè, sì, la gestione sì, ma chiudere un progetto di trasformazione a 360 gradi è veramente complesso. Significa però che avrete le armi per scegliere i fornitori migliori, per disegnare la mappa e anche la strategia e la tattica per poter far sì che il progetto abbia successo. Questo sicuramente. E soprattutto saprete se un'area, per esempio, non è la vostra, saprete chi chiamare per avere un supporto. Questo è l'altro elemento importante del master. E non è detto che sia un docente universitario, o un progettista del CNR o un ricercatore, no. Può essere un altro vostro collega o una persona dell'associazione. Perciò sì, Alessandro, progettazione tutta la vita. Ok, allora, se non ci sono altre domande, vi salutiamo, speriamo di vedervi al master. Se avete qualcuno o vi vengono altre domande nei giorni prossimi, o qualche persona vostra, amica, collega che è interessato e non ha potuto partecipare, può mandare una richiesta a noi. Se magari a Siena può parlare con Niccolò, o se a Firenze con Gianni o con gli altri docenti del master, e dunque
non ci saranno sicuramente problemi ad avere delle risposte. Penserei di sì, che ci saranno anche altre edizioni, non sappiamo. Sì, cioè, diciamo che dopo il Covid effettivamente è difficile fare previsioni a lungo termine. Abbiamo smesso di fare previsioni a 5 anni da tanto tempo, e anche a 3 non sono facili. Cercheremo di continuare nella tradizione del master, rinnovandolo tutti gli anni, perché pensiamo che l'associazione non debba avere 35 persone, ma debba avere 3.500 persone, perciò lo scopo è quello di costruirlo e costruirlo insieme, perché da soli non ce la facciamo. E siamo già a 4 università, perciò diciamo l'energia ce la mettiamo. Va bene. Saluti te, Anna. Sì, allora vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino alla fine. Rinnovo di nuovo quello che ha già detto il professor Fantoni: per qualsiasi altra domanda siamo a vostra disposizione. Noi ora avremo cura comunque di inviarvi appunto il resoconto di questo evento, e speriamo di conoscervi presto e di iniziare questo percorso insieme. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera.